Bene, articolo 31 racconta la storia della toccata e fuga. Che rima confusa! Alcolica! Vai, Jay! Quella sera mi si era avvicinata e mi fissava mentre io bevevo una birra chiara. E si era seduta lì vicino a me, ma non me ne ero accorto perché ero un po' storto. Allora, stufa ad aspettare, lei mi dice: J-Ax, approvo come interpreti la globalità multimediale, bella massa attuale e il tuo modo di operare al di fuori del commerciale. La guardo con sospetto, ero fuori di brutto. Che cazzo hai detto? Le rispondo con un rutto. Prende salsa e si allontana, non era mica male questa pulzella. Era bella con un curioso taglio di capelli e delle tenere espressioni. Non si possono sprecare certe occasioni per non passare da coglione. La inseguo, la fermo, mi scuso e dico: senti, vorrei approfondire i tuoi accorgimenti. Io e te si potrebbe scoprire dei punti in comune. E se vuoi aprire le gabbie, rinchiudi i tuoi pensieri più astusi, desideri più impuri, potremmo chiacchierare e scoprire tutti i punti ideologici che devi toccare. Dai tocca qui, 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 toccami tocca qui, 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 tocca qui. Questa tipa attacca a parlare, io continuavo a bere, facevo finta di ascoltare. Dopo circa una mezz'ora di stronzate e paroloni, mi mette una mano sopra i pantaloni e dice: voglia di pene, 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 penetrare all'interno del tuo ego per poterne ricavare l'essenza e la dissidenza e quel tuo sentimento di reazione violenta. Le dico: senti bella, adesso ti spiego, voglio anch'io di penetrare ma non c'erro il tuo ego, ma la tua figura di donna inserita nella società moderna. Quali sono i tuoi interessi? Cosa ti piace fare? Quali sono i tuoi progetti per stasera? Per essere sincera, avrei un appuntamento, un corso di pittura non posso mancare. Stasera ho proprio voglia di usare un pennello, con un pennello in mano mi posso realizzare. Senti bella, potevi anche dirlo che avevi solo voglia di prendere il pennello. Il corso di pittura puoi anche lasciarlo a casa. Io un pennello lungo, largo, forte e bello, lo uso proprio come un vero artista e con il mio pennello sono un gran professionista. Dai tocca qui, 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 tocca qui, tocca qui, tocca qui, tocca qui. Così la porto a casa mia, lei si siede sul divano, io mi metto in libertà. Apre la borsetta, si accende una sigaretta, mi guarda intensamente con la faccia sospetta e dice: guarda, non so cosa tu voglia fare, sono una tipa intellettuale, certe cose non le faccio. Un uomo per potermi conquistare deve avere un grande carisma. Cerco un maschio con una grande personalità che sappia scovare le mie particolarità. Deve essere istruito, intelligente, acuto. A un uomo così darei persino il cuore. Veramente, le dico ciò che di te meno mi interessa, il tuo cuore. Non è per offendere il tuo cervello, ma siamo venuti qui perché volevi il mio pennello. Lei mi dice: giusto, prepara il colore, ho voglia di scoprire qualche nuova posizione ortogonale, mica male però il tuo pennello. Posso toccare? Tocca, tocca pure, ma fai piano, è delicato, non esagerare. Appena appena bagnato, ma lei non mi sentiva più, pensava solo a quello e non ha lasciato tutta notte il mio pennello. Oh.